Instagram nel 2021 per ristoranti, bar e alberghi. Vediamo. Ciao, sono Paola Imparato, business coach per manager e imprenditori, autrice dei due più apprezzati libri di marketing e management della ristorazione, nonché uno dei maggiori esperti per corsi di food and beverage management. E ti do il benvenuto a te che mi guardi su YouTube e a te che mi stai ascoltando attraverso un podcast. Se gestisci un locale o un albergo, oggi e nei video successivi che ti consiglio assolutamente di non perdere, ti darò diversi consigli su come utilizzare Instagram nel 2021 e quindi riuscire ad ottenere la visibilità che desideri. Prima però di proseguire voglio dirti che da diversi anni eseguo attività di business coaching e attività di business mentoring per chi come te voglia approfondire le varie tematiche che di volta in volta affronterò durante questi video e voglia farlo in una modalità no frills, quindi senza fronzoli. Il link per contattarmi lo troverai nella descrizione del video. Ma ritorniamo al core, ritorniamo al nostro Instagram. Instagram è un social fotografico emozionale. Questa frase già dovrebbe farti ben comprendere quanto siano importanti le emozioni che tu desterai attraverso i post che farai. Quindi già questo dovrà essere comunque il tuo pensiero continuo affinché poi effettivamente nel tempo tu possa avere la visibilità e i follower a cui stai auspicando. È chiaro che ogni qualvolta ci si approccia a questo social così importante se gestisci un locale o un hotel, perché è effettivamente il social ideale per riuscire a fare delle attività di branding che abbiano un certo valore. Beh, ogni qualvolta ci si approccia a questo social, sicuramente si hanno, come dire, una sorta di perplessità. Innanzitutto la prima perplessità che si ha è cosa posto della mia attività aziendale, quanti post dovrò fare a settimana, come dovrei utilizzare, quali hashtag dovrei utilizzare per in qualche maniera far sì che io sia visibile all'interno della piattaforma e giustamente, dulcis in fundo, come posso attrarre poi dei followers. Quello che ti voglio consigliare è che queste domande, così buttate lì, non ti porteranno da nessuna parte, se non quello di semmai verificare cosa fa qualche tuo concorrente o qualche attività aziendale che effettivamente sta ottenendo successo su Instagram e quindi in qualche maniera replicare quello che è stato già fatto, quello che è stato già visto da parte dei vari utenti che hanno deciso comunque di essere dei followers di questa attività aziendale. Io invece, se fossi in te, lavorerei in maniera completamente diversa. Innanzitutto mi porrei la domanda: ma perché dovrebbero seguire proprio me? Cosa do io agli utenti che in qualche maniera possano comunque avere l'interesse nel seguirmi? Perché voglio proprio promuovermi attraverso Instagram? Quale sarà il valore aggiunto? Beh, sicuramente quello di acquisire più utenti, ma questi utenti li acquisirai soltanto se effettivamente loro saranno poi invogliati a seguirti e invogliati, diciamo, a naturalmente esprimere il consenso verso i tuoi post attraverso dei like, attraverso dei commenti, perché come ben sai sono queste cose che sono fondamentali al fine di poi avere maggiore credibilità sulla piattaforma, sia per lo stesso algoritmo di Instagram e sia naturalmente per altri utenti che vedranno i tuoi post. Quindi la prima cosa importantissima, fondamentale, dalla quale non si può scappare è avere un preciso obiettivo di cosa pubblicare e perché lo stiamo facendo. Questo ci permetterà naturalmente di arricchire il nostro account attraverso proprio quelle persone che sono veramente interessate a come stiamo comunicando ciò che sappiamo ben fare. Ovviamente
comunicare attraverso Instagram sembrerebbe una cosa, diciamo, abbastanza banale. Io posto una foto, che so, del mio locale strapieno quando, quando sarà possibile nuovamente che ciò avvenga, del mio locale comunque seguito da diverse persone il sabato sera, la domenica a pranzo, un altro giorno della settimana perché decido comunque di organizzare un evento, non lo so, qualche cosa di veramente importante che possa far percepire chi sei e quanti follower hai nella, diciamo, nel momento offline della gestione della tua attività aziendale. E questa foto poi chiaramente verrà vista da Tizio, Caio, Sempronio e in qualche maniera avranno comunque la volontà di seguirti perché capiscono che all'interno del tuo locale effettivamente si ha un momento leisure di un certo tipo che può essere, non lo so, vivere una serata con il partner a lume di candela, potrebbe essere vivere una serata con degli amici ascoltando della buona musica. Potrebbe essere vivere un piatto straordinario che nel bacino di utenza dove è ubicata la tua realtà aziendale è un piatto molto ambito perché sei l'unico che lo sa fare. Questo naturalmente per il mondo della ristorazione. Per il mondo alberghiero potrebbero essere dei servizi aggiuntivi che tu dai ad un pubblico specifico, che potrebbe essere che ne so, un pubblico che fa viaggi d'affari, quindi un pubblico business che dai dei servizi accessori oltre alla famosa, alla fantomatica camera che ognuno, diciamo, vuol prendere per una o più notti laddove si trovasse fuori sede per lavoro. Quindi tutto ciò che deciderai di postare devi avere un preciso obiettivo comunicativo e devi essere molto, tra virgolette, abile nel fotografare proprio il core di quello che vuoi trasmettere. Quindi non è soltanto una strumentazione idonea di cui tu ti devi dotare, che logicamente avere comunque una buona macchina fotografica sarà il primo passo per poter avere qualità nelle foto, ma devi avere anche il senso della comunicatività, della comunicazione, chiedo scusa, devi avere anche il senso della comunicazione, che solo attraverso un'immagine veramente tu possa rappresentare quell'anima che è dietro alla tua azienda. Questo è un consiglio spassionato che ti do, altrimenti rischieremo di impiegare male il nostro tempo e anche male i nostri soldi, perché semmai ci siamo dotati, diciamo, di un'attrezzatura che costa un bel po'. Quindi cerca di renderti quanto più utile possibile al tuo pubblico, che possa comunque apprezzarti sempre di più attraverso, come dicevamo, i like, i commenti e attraverso naturalmente il seguirti in maniera continuativa. Questo, come ben sai, è molto gradito alla stessa piattaforma, è ovvio, no? È come altre, insomma, Instagram è come le altre piattaforme social, YouTube, Facebook e quant'altro, più i vari, diciamo, personaggi che intraprendono questa avventura, che siano aziende o che siano privati, lo facciano con tutte le potenzialità del caso e abbiano sempre più successo, è chiaro che lo stesso algoritmo, come ti dicevo prima, è lì a premiarlo, cercando di metterlo sempre di più in evidenza al fine che altri utenti possano ulteriormente appassionarsi, perché poi, come dire, il circolo è sempre quello: quanto più tempo l'utente resiste sulla piattaforma, tanto più le stesse piattaforme, gli stessi social, diciamo, stanno comunque, ne stanno assolutamente giovando in termini economici.
Quindi quello che ti consiglio è anche verificare per ogni post il famoso engagement rate. È un qualcosa che insomma si deve calcolare laddove tu non voglia impiegare troppo tempo per effettuare un calcolo insomma da solo. Sappi che esistono comunque dei software online che sono assolutamente gratuiti e che puoi utilizzare per calcolare appunto l'engagement rate. Se vuoi poi ti inserirò il link nella descrizione del video. È molto importante calcolarlo perché in realtà si riesce proprio a comprendere il grado di coinvolgimento del pubblico verso uno o più post o tutti i post che tu deciderai di fare. È chiaro che verificare l'engagement rate significa anche verificare quali dei tanti post che tu hai fatto ha riscosso più successo e quindi cercare anche di capire la community che ti sta seguendo su cosa poggia il suo sguardo maggiormente. Potrebbero essere dei piatti laddove tu sei un ristorante, potrebbero essere delle attività che svolgi all'interno del tuo albergo, potrebbero essere la tua accoglienza particolare e specifica laddove tu gestissi un B&B, insomma potrebbe essere un qualcosa che effettivamente li spinge a farlo. Un'altra cosa importantissima che tu devi ben comprendere, poi ti ripeto di cose ce ne sono tantissime, quindi io farò degli altri video come ti ho già detto precedentemente, perché insomma di cose da dire su Instagram veramente ce ne sono tante. La cosa che ti consiglio di fare in maniera assoluta è definire assolutamente il tuo stile, che sia uno stile originale. Lo dicevamo prima, non osserviamo, semmai li osserviamo soltanto insomma per capire un po' loro come si sono mossi, ma osservare i nostri concorrenti o insomma pseudo tali ci deve dare una spinta per farci capire cosa possiamo fare anche noi, ma trasformiamo queste informazioni che riceviamo in un qualcosa che possa comunque definire il nostro stile che sia assolutamente originale, cioè in qualche maniera loro devono percepire che si tratta delle nostre foto, dei nostri post, semplicemente guardando anche in maniera fugace quello che abbiamo postato in quella determinata giornata. E questo ti darà un'autenticità insomma che fa bene all'utente. Oggi più che mai, in questo periodo così complesso che stiamo vivendo, quello dell'emergenza Covid, avere delle aziende che si dimostrano nella loro piena autenticità, indubbiamente, credimi e fidati di me, indubbiamente è un qualcosa che può legare e può legare anche per periodi diciamo abbastanza lunghi. Incominciamo col rendere fedeli coloro i quali riescono a trovare sul web e riescono a capire un po' di noi attraverso i social, che poi insomma man mano nel corso del tempo, appena tutto questo finirà e ce lo auguriamo tutti penso in prima linea, vedrai che insomma ti porterà anche tanti nuovi clienti che possano poi essere ingolositi dalle tue proposte. Bene, siamo giunti al termine di questo primo video su come utilizzare al meglio Instagram nel 2021, chiaramente, se gestisci un locale o un albergo. Poi, se avessi bisogno di altre informazioni o avessi bisogno di una formazione specifica sull'argomento, non esitare a contattarmi attraverso il link sottostante che troverai nella descrizione del video. Inoltre, come ben sai, ho scritto due libri di management della ristorazione che ti consiglio vivamente di leggere se gestisci un ristorante. Poi, se desideri far parte della mia community su Facebook, basterà fare una donazione su TP e il gioco è fatto. In ogni caso, iscriviti al mio canale e a Spreakers per non perderti i video e i podcast successivi. Buona giornata!